Peculato, concussione, truffa, questi i reati ipotizzati a carico del presidente della provincia regionale di Agrigento. Eugenio Dorsi, la procura e il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, dopo 2 anni di accertamenti e attività investigativa, hanno notificato un avviso a presentarsi per essere interrogato come persona sottoposta ad indagini. Al centro dell'inchiesta alcuni atti compiuti dal capo dell'amministrazione, esponente dell'MPA. Secondo l'accusa sarebbero irregolari gli affidamenti dei servizi alberghieri in occasione di alcuni spettacoli del cartellone della provincia, così come presenterebbero delle anomalie alcuni rimborsi spesa per pasti in realtà non sostenuti o non nell'interesse pubblico. Ed ancora, Dorsi avrebbe fatto svolgere alcuni lavori in una sua proprietà senza pagarli o pagandoli di meno a imprese impegnate in esecuzione di appalti con l'ente. E sempre nella sua proprietà a monte aperto avrebbe piantumato 40 palme di proprietà dell'ente che, secondo la procura, erano destinate a spazi verdi pubblici, aiuole di scuole e al giardino botanico. E proprio su quest'ultima accusa il presidente della provincia, questa mattina molto provato, prova a fare chiarezza. Stiamo parlando intanto di piante di 1,70 euro, costano 1,70 euro. E in ogni caso dimostreremo come non ci sia stato peculato, perché con le carte diremo quali sono state le nostre azioni che hanno portato l'acquisto di piante alla provincia e quelle che riguardavano la mia abitazione. Se si è voluto trovare una scusa per attaccarmi, dimostreremo che sono soltanto calunnie. Sulle quali noi, ripeto, con le carte ci difenderemo senza bisogno di fare proclami. Noi abbiamo grande rispetto al sostituto procuratore della Repubblica, il dottore Fonso, che si è distinto per le brillanti operazioni che ha fatto qui ad Agrigento, però abbiamo altrettanta fiducia all'operato di questa giunta e di questo presidente che, si sono distinti per onestà, trasparenza e soprattutto per lealtà. Questo ritarderà un po' il varo della nuova giunta oppure già siamo agli sgoccioli? Io chiederò ai miei alleati se condividono le scelte politiche. Oggi non so se di fronte a un presidente indagato ci possano essere ripensamenti. È chiaro che io non mi dimetto. E non mi dimetto nella misura in cui non dico che non mi interessa la poltrona, ma non mi dimetto per non creare quelle condizioni i cui risultati di questo complotto vorrebbero proprio questo. Il complotto lo usciremo fuori, diremo chi sono questi signori e diremo le cose come stanno, diremo perché dopo 2 anni e mezzo si fanno vivi determinate forze. E si fanno vive proprio nel momento temporale in cui noi buttiamo fuori dalla giunta altre forze politiche.